conosciamo meglio i mitici pesci rossi, così diffusi ma poco conosciuti. Sono i tre pesci più venduti, ma nessuno sa quali sono le dimensioni che dovrebbero raggiungere e le loro reali esigenze. Partiamo con il dire che si chiamano Carassius auratus. I pesci rossi più comuni, ovvero quelli che sono molto più simili alle specie che si trovano in natura, raggiungono grandezze che superano i 30 cm ed hanno un'aspettativa di vita che può ben arrivare fino a 30 anni. Il pesce rosso più vecchio mai registrato è arrivato a ben 43 anni di vita. Invece, le specie ottenute tramite una serie di selezioni, oltre ad essere meno resistenti alle condizioni climatiche, hanno anche un'aspettativa di vita più bassa. Per questo, se si tengono in laghetto, in zone particolarmente fredde, si consiglia di portarli dentro casa durante questa stagione fredda. Ovviamente, questi ultimi non raggiungeranno le grandissime dimensioni, ma si aggireranno intorno ai 20 cm. Purtroppo questa specie è molto diffusa nelle nostre case, perché i negozianti, in modo irresponsabile, consigliano per quest'ultimi delle bocce, che oltre ad essere di un litraggio fin troppo basso rispetto a quello da loro richiesto, sono a forma sferica. Questo, con il passare del tempo, provocherà danni irreparabili alla vista del povero pesce. Un'altra, tra le tantissime altre conseguenze che ne sono causate da questi litraggi minimi, è che il pesce soffrirà di nanismo, ovvero, con il passare del tempo, gli organi interni del pesce cresceranno. A causa del litraggio, il corpo rimarrà piccolo. Questo provocherà una pressione causata dall'interno verso l'esterno, che porterà alla morte del pesce. Per questo si consiglia di tenere pesci rossi in un laghetto, dove possono avere a disposizione migliaia di litri. Capiamo bene, però, che non tutti possono avere un laghetto. Se per caso avete acquistato o vi è stato regalato un pesce rosso, potete comunque offrire una vita dignitosa al pesce, mettendo a sua disposizione un minimo di 200 litri ogni pesce. Siccome sono animali particolarmente socievoli, si consiglia di tenerli in coppia. Sicuramente, tra le tante voci che girano, ci sarà quello che dice che ha avuto un pesce rosso ed è vissuto per 10 anni. Questo si può verificare a causa della loro forte robustezza. Però 10 anni sono soltanto un terzo della loro vita, e capiamo bene che è molto poco. La sua distribuzione in natura è prevalentemente in Asia centrale, Cina e Giappone, introdotto però praticamente in tutto il mondo. Molti paesi segnano un impatto negativo ecologico dopo l'introduzione. Purtroppo ormai è diffuso in tutto il mondo a causa dei numerosi rilasci in natura. Questo permette di trovarlo un po' ovunque. In natura abita in fiumi, laghi, stagni e pozze, con acqua stagnante o debole corrente. Si trova in acque appunto stagnanti, laghetti o canali, avvolta a vegetazione acquatica. Vive meglio in acqua fredda, ha un range di pH che può variare dal 6 a 8, quindi dall'acido al basico, e le temperature in natura possono variare dallo 0 ai 41 gradi centigradi. I Carassius di forma normale possono resistere tutto l'inverno all'esterno, ovviamente laghetti delle giuste dimensioni, anche sotto il ghiaccio superficiale. Invece tutte le altre forme ottenute tramite una serie di selezioni andrebbero allevate sempre a dei climi e miti. Per questo, se l'inverno sarà mite, possono anche sopravvivere fuori, ma è facile che vi siano tra di loro molte perdite.
quanto riguarda il laghetto, si consiglia un minimo di 1000 litri, in modo da avere un bel litraggio per tenere un bel branco di pesci rossi. Il laghetto deve avere una filtrazione sovradimensionata, siccome questa è una specie che sporca moltissimo. Nel laghetto sono necessari vari tipi di piante, per questo è più sensato fare un laghetto che abbia più tipi di profondità, in modo da adattarci ad ognuna una tipologia di pianta. Sono indispensabili le palustri, gli ossigenanti e le piante che forniscono una fitodepurazione. Sono importanti anche le galleggianti, come le mana minor. Le ninfee sono anche importanti perché forniscono spazi d'ombra. Per quanto riguarda la loro alimentazione, deve essere composta da un buon cibo in pellet, qualche verdura, ma principalmente si cibberanno delle larve di zanzara che troveranno spontaneamente il laghetto. Ricordo che è assolutamente falso che i pesci rossi mangiano le piante. Se gli verrà fornita una giusta alimentazione, le piante non le guarderanno nemmeno. Per quanto riguarda la loro riproduzione, il laghetto sono una specie molto semplice da riprodurre. Il maschio, durante la stagione primaverile, corteggerà la femmina, che deporrà le uova, e il maschio andrà a fecondarle. Dopodiché ci troveremo nel laghetto minuscoli avannotti. Dovremmo stare attenti che non vengano predati da altre specie. Detto questo, vi ringrazio per la visione e spero che possa essere stato utile. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e lasciate un bel pollice in su. Per maggiori chiarimenti potete unirvi al nostro gruppo Telegram che trovate il link in descrizione. Vi saluto e vi do appuntamento a un altro video.